bella musica. Può venire meglio. Ecco, così va bene. L'orecchio, organo dell'udito naturalmente, ma anche organo dell'equilibrio. Ora vedremo come fa a sentire questa sentinella sensitiva del cervello, come fa a captare e poi trasmettere il fiume e lo sbattere delle vibrazioni dell'aria, delle onde. Le vibrazioni trasmesse dall'aria percorrono il canale uditivo esterno e giungono al timpano, una membrana elastica che trasmette le vibrazioni a tre ossicini, il martello, l'incudine e la staffa. Questi le amplificano e le propagano all'orecchio interno, e precisamente alla coclea, al cui interno c'è l'endolinfa, un liquido che bagna le cellule capaci di ricevere le vibrazioni per poi inviarle al cervello sotto forma di impulsi nervosi. Ciò avviene anche grazie agli ioni sodio. Mi sto male, mi devo lavare. Concentrazione di messaggeri ioni di sodio ultimata. Pronti per la trasmissione degli impulsi. Ripeto, concentrazione di messaggeri ioni di sodio ultimata. Questo è l'interno di... della ricezione delle vibrazioni e della trasmissione degli impulsi. E questo è sufficiente per sentire? Oh no, non basta assolutamente. Per sentire, per capire quello che l'orecchio riceve, ci vuole il cervello. E per arrivare fino a lui c'è ancora un bel pezzo di strada da fare. Seguiamo il cammino che l'impulso deve fare per arrivare al cervello. Questo è un centro di raccolta dati. Ma come si misura un suono? L'intensità di misura del suono è il decibel. Un sussurro è valutato intorno ai 20 decibel, mentre il rumore di un aereo a reazione è di circa 140 decibel. Il rumore può anche essere doloroso e lo diventa quando supera i 120 decibel. In questa unità... Messaggio urgente da portare al nervo acustico. Fila all'ottavo nervo, esecuzione immediata. Il nervo acustico
acustico o ottavo nervo cranico, con la sua parte cocleare trasmette le sensazioni sonore al cervello. Naturalmente lo fa grazie ai neurotrasmettitori, che percorrono le fibre nervose come velocissimi fattorini. Osserviamo ora come gli impulsi di cellula nervosa in cellula nervosa arrivino fino al cervello. Sono veramente insopportabili questi fanatici della musica. Continuano nella loro corsa senza badare troppo agli altri, ma il loro compito è importante e devono fare in fretta. Tutti i vostri posti, ci sono degli impulsi in arrivo. Ed è solo dopo che l'impulso ha percorso tutto il tragitto che noi possiamo sentire il suono. Come il nostro amico Pierrot può ascoltare la musica che sta suonando al pianoforte sua sorella. I suoni non sono altro che vibrazioni dell'aria, ma grazie all'orecchio che proviene a trasmettere al cervello diventano qualcosa di molto diverso. Sì, lo so, è un po' misterioso tutto questo, ma è una vera meraviglia. Ecco l'interno di un vaso sanguigno dell'orecchio. Ma sta cosa, ma oggi non fa cosa, no? Dentro! Con la roba la vedi, con la paura che non la fa. Che di male, non capita tutti i giorni di poter fare qualcosa a te? Un cacca, andiamo! Ma nella stanza 2, cioè la stanza 2, la potere di... I globuli rossi, i globuli bianchi, i sangue, i zuccheri... Ma è vietato, quando faccio uscire qui dentro, questo è bravi verso! Anche gli anticorpi! Là, non c'è niente da fare, con un po' di musica la vita diventa subito più piacevole, non siete d'accordo? Bravissima, hai suonato davvero bene. Ma facci ascoltare ancora qualcosa. E così le vibrazioni trasmesse dall'aria fanno il solito percorso. Ricordate? Canale uditivo esterno, timpano, ossicina, coclea e via fino al cervello. Nell'orecchio, come in tutto l'organismo del resto, il sangue ha il compito di portare nutrimento e ossigeno. Non dimentichiamo inoltre l'importante funzione dei globuli bianchi, tra i quali i linfociti, che come attente sentinelle controllano che eventuali batteri e virus non si infiltrino causando malattie. Ma che sta succedendo? I linfociti che arrivano a controllare. Cosa succede, vecchio mio? Ha perso il suo piede marino? Cosa c'è che non va, tenente? Non lo so esattamente, capitano, ma deve essere successo qualcosa in questa zona. Andiamo in perlustrazione. In che direzione vuole andare? Via! Insomma, perché siamo finiti per terra in quel modo? Il fatto è che ci troviamo vicino al timpano e quindi agli ossicini. Martelletto, incudine e staffa moltiplicano per 20 le vibrazioni che ricevono. Eppure sono gli ossi più piccoli dello scheletro umano. Ma chi c'è? Chi sono quelli?
che sono i cocchi, terribili batteri. Avanti, muovetevi, non dormite, dobbiamo sbrigarci. E certo, sbrighiamoci, sto presto a dire. Lui si diverte a giocare a fare il capo, ma qui dentro si scivola e non si vede niente, non si sa dove si è. Lo so io dove siamo ed è più che sufficiente. Ci troviamo nella tromba di Eustachio. Siamo entrati per il naso e questo è il passaggio per l'orecchio. Un posto ideale per noi. Ideale per fare cosa? Finiscila di fare domande, idiote. Qui possiamo provocare indisturbati una bella infezione, chiaro? Ah sì, ha ragione. Siete terribilmente fortunati ad avere un capo astuto come me che vi farà provocare una bella otite senza correre a rischio. E cosa sarebbe un otite? Pezzo d'asino! Ma come si fa a non sapere neanche cos'è un otite, cretino? È un'infezione dell'orecchio a cui vanno molto spesso soggetti i bambini. Giù, avanti, muovetevi presto! Accidenti, ma questo cos'è? Nascondetevi! Sono i linfociti in perlustrazione. Guardi laggiù nella tromba, capitano, li ha visti? Sì, tenente. Andiamo a vedere più da vicino. Comunicazione per gli antitorpi. Allarme. Invasione di cocchi nella tromba di Eustachio. Minaccia di otite. Si richiede vostro intervento immediato. Ripeto. Messaggio per gli antitorpi. Allarme. Andate qua sta festa. Li odio, li odio. Così, scoperti i batteri, entrano in azione gli anticorpi e la battaglia inizia. Ma guarda dove ci ha portato, e meno male che il capo astuto aveva detto ci faremo una bella infezione senza rischi. I macrofagi provvedono a ripulire il campo di battaglia. Missione compiuta, amici. Fortuna che gli stafilococchi sono grossi e stupidi, hanno avuto quello che meritavano. Perfetto, focolaio di infezione completamente eliminato, soppresso. Strano, mi facevo un po' male l'orecchio, ma ora mi è passato. Questa volta è andata bene. Sei molto brava, sai, hai fatto dei progressi. Non hai più voglia di suonare? Voglio star fuori, ti va di andare a fare un giro in bicicletta? Sì, ottima idea, potremmo andare al parco fuori città, va bene? Che bella idea. È sempre piacevole andare a fare un giro in bicicletta. Non trovate anche voi? Però è bello farlo in campagna o al parco, e non in città. C'è troppo traffico ed è pericoloso. E poi, sentite che rumore? Insopportabile. Vai, non ti tornare, passa con rosso, tanto non c'è nessuno. Era troppo forte. Le orecchie fanno addirittura male. Vediamo cosa succede all'interno dell'organismo quando capita un fatto simile. Fate bene attenzione. C'è qualche pericolo? È un rumore molto forte. 140 decibel è oltre la soglia del dolore. Urgono provvedimenti. Ecco i neurotrasmettitori per il nervo acustico. Attenzione, questo rumore è troppo forte, 140 decibel sono pericolosi, dobbiamo inviare subito dei messaggeri del dolore. Via tutto gas. Tutti questi messaggi di dolore non sono per niente normali. Non potrebbe trattarsi di un errore, o forse bisognerebbe dare l'ordine di tapparsi le orecchie. Adesso, signori, finitela di discutere. Quando un rumore troppo forte fa male. Comunque il nostro lavoro è solo quello di trasmettere. Tutte le eventuali decisioni spettano al cervello, quindi inviate subito i messaggeri del dolore. Uno cerca di rendersi utile dai che risultati in amori più interessanti toccano sempre gli altri. È una vera ingiustizia. Secondo me è solo una questione di moda. Oggi vanno i giubbotti di cuoio,